Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi spiego come avere le notifiche permanenti nella status bar di tutti gli Xiaomi con la notch. Prima di mostrarvi l'applicazione che permette di fare tutto ciò, mi sembra giusto spiegare un attimo di cosa stiamo parlando a chi non conosce bene gli smartphone Xiaomi. Innanzitutto è bene specificare a scanso di equivoci che i terminali di questa azienda non hanno problemi di ricezione delle notifiche. Tuttavia ha suscitato e continua a suscitare molte polemiche il fatto che in tutti gli Xiaomi e derivati con la notch le notifiche nella barra di stato non sono permanenti, ma compaiono solo per un attimo alla ricezione di queste ultime per poi scomparire. Quello che ho appena descritto, ovviamente, non è un bug, è l'implementazione delle notifiche nella status bar da parte di Xiaomi, implementazione che non piace alla gran parte degli utilizzatori di Android, me compreso. Tuttavia, dato l'elevatissimo rapporto qualità-prezzo degli Xiaomi, non rinuncerei mai ad acquistarne uno solo per questo motivo. Anche perché, grazie ad un'app reperibile sul Play Store, di uno sviluppatore italiano tra l'altro, è possibile visualizzare le notifiche nella status bar in maniera permanente, proprio come avviene nella quasi totalità degli smartphone Android. L'app che rende possibile tutto questo è Notch Notifications for MIUI di Andrea Zanini e per ottenere il risultato desiderato non dovete fare altro che installarla, aprirla per la prima volta e dare tutti i consensi richiesti come vi sto mostrando. A questo punto potreste ritrovarvi con delle notifiche molto piccole e in una posizione non proprio ottimale a seconda del telefono Xiaomi che state utilizzando. Personalmente, con il Redmi Note 7 che ho in prova, mi trovo bene utilizzando i valori 215, 33 e 45, rispettivamente per margine sinistro, margine superiore e dimensione icone, ma non è detto che questi valori vadano bene per tutti gli Xiaomi. Fortunatamente, con l'ultimo aggiornamento dell'app, sono stati introdotti due comodi slider, che ci permettono di capire all'incirca il posizionamento che avranno le icone. Adesso non vi resta che smanettare un po' con i due valori di margine e dimensione icone finché non trovate posizione e grandezza perfetta per il vostro Xiaomi. Una volta fatto ciò, vi consiglio di bloccare l'app nel multitasking, così anche se la togliete in questo modo dalle app recenti, le icone scompaiono per poi riapparire nuovamente 1 o 2 secondi dopo. Se ciò non succede al primo tentativo, provate nuovamente ad aprire e richiudere l'app e vedrete che al secondo, massimo terzo tentativo, le icone appaiono di nuovo anche se l'app non è più nelle schede recenti. Vi ho mostrato questa ulteriore procedura, non richiesta dall'app, perché mi sono accorto che a volte, non bloccando l'app con il lucchetto e togliendola dalle schede recenti, non sempre le icone tornano visibili. Detto ciò, voglio rassicurarvi sul fatto che l'app in questione non drena assolutamente batteria e non causa alcun problema al telefono. E inoltre ci tengo a specificare che questo non è un video sponsorizzato. Ho scoperto quest'app quasi per caso, l'ho provata per più di una settimana sul Redmi Note 7 che vi sto mostrando, mi è piaciuta molto e ho deciso di parlarvene in un video, perché reputo che meriti di essere conosciuta, visto che potrebbe tornare utile a qualcuno di voi. In più, per dovere di cronaca, vi segnalo che l'esperienza d'uso dell'app ha un paio di imperfezioni. Ad esempio, quando richiamate il multitasking, l'orologio scompare, mentre le icone di notifica rimangono. Se utilizzate le icone bianche, queste risulteranno invisibili in applicazioni con la status bar bianca. Oppure, mi è capitato dopo diversi giorni di utilizzo, che l'app si fosse chiusa, con conseguente mancanza di notifiche nella status bar. Ma per ovviare a questo, basta riaprire per un attimo l'app e poi toglierla dalle schede recenti, esattamente come vi ho mostrato prima, con il lucchetto sempre attivo per intenderci. Personalmente, reputo questi piccoli difetti per nulla fastidiosi, a maggior ragione se pensiamo che l'app è gratuita e migliora sensibilmente un aspetto della MIUI che a molti non piace. E per questo mi sembra giusto farvi notare che se volete supportare il lavoro di questo sviluppatore, potete sbloccare le funzionalità Pro all'interno dell'app pagando una piccola cifra. Per ultima cosa, vi faccio notare che andando nelle impostazioni dello smartphone, notifiche barra di stato, vi conviene tenere disattivata l'opzione mostra icone per notifiche in arrivo, altrimenti si crea un brutto effetto di sovrapposizione delle icone di notifica nella status bar all'arrivo di una di queste.
A questo punto, prima di salutarvi, ringrazio Norbuy che mi ha inviato questo Redmi Note 7, senza il quale non avrei potuto realizzare il filmato. E visto che ci sono, vi invito a dare un'occhiata al loro sito, sul quale troverete tutti gli smartphone di Xiaomi in versione globale, a prezzi interessanti, spediti dall'Italia e con garanzia sul nostro territorio. In più, vi ricordo che per qualsiasi acquisto sopra i 100 euro su Norbuy.it potete utilizzare il codice sconto MobileAdvisor5. Detto ciò, vi invito a mettere mi piace al video se ne avete apprezzato il contenuto. Lasciate un commento per farmi sapere se anche voi non capite perché Xiaomi ha implementato in maniera così poco smart le notifiche nella barra di stato dei suoi prodotti con la notch. Oppure, come al solito, fatemi qualche domanda se avete dei dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. E anche per oggi è tutto. Un saluto da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.